avrebbe avuto senso, amici, ripresentarci nuovamente da soli, con la nostra lista, per fare una battaglia di testimonianza come piace tanto a tanti, a tanti personaggi in questa città, forse politicamente scaduti, forse politicamente defunti. E se è vero che oggi la definizione di macchina di potere e di clientela si adatta bene anche al Partito Democratico, ecco che la questione morale ritorna ad essere un tema di attualità, anche nella città di Avellino. Da qui la sfida di Cipriano a tutti coloro che fanno le pulci ai nomi presenti nelle liste. Nella mia coalizione civica c'è il Partito Democratico, è vero, ma ci sono tre liste civiche che sono piene di giovani e di professionisti e di persone di tutte le fasce sociali e di tutte le età che possono dare una mano alla città di Avellino. Fare la, come dire, le pulci ai nomi delle liste è veramente ridicolo. In ogni lista ci sono nomi più noti e nomi meno noti. Sfido chiunque a dimostrare il contrario, sfido chiunque a dire che hanno le liste completamente vergini e immacolate. Io rispondo per le liste civiche che mi sostengono, che ho costruito, dove ci sono 64 persone alla prima esperienza politica, professionisti, persone di tutte le fasce sociali e di tutti gli ambienti della città, 26 giovani sotto i 40 anni, solo nelle due liste Mai Più e Avellino Più. C'è poi una coalizione che ha accettato la sfida del rinnovamento ampio, nessuno ha la bacchetta magica, nessuno può cambiare dall'oggi al domani completamente la classe dirigente, ma con Luca Cipriano sindaco una nuova classe dirigente ha quantomeno l'occasione di provare a governare Avellino.